Questa mattina il nostro studio è più pieno che mai e non poteva che essere così per celebrare il 40° anniversario di un evento importante per un gruppo di preghiera importante, quello dell'Immacolata Concezione di San Nicandro Garganico, che si appresta al suo 40° pellegrinaggio a piedi tra la cittadina garganica, appunto, di San Nicandro Garganico e San Giovanni Rotondo. Buongiorno a tutti, facciamo un saluto collettivo ai nostri ospiti perché avremo tanto da raccontare, tanto da dire e vorrei salutare però in maniera specifica l'anima e l'idea di questo pellegrinaggio, la signora Antonietta Crucinio, che è una forza della natura, mi permetti di definirti così, Antonietta, perché grazie alla tua intuizione, che poi scopriremo essere anche un'intuizione di qualcuno ancora più importante, questo pellegrinaggio continua a macinare chilometri. Allora partirei da te per spiegarci l'importanza di questo pellegrinaggio e perché Padre Pio stesso lo benedice. Buongiorno a tutti, sono felice. Prima dell'importanza del pellegrinaggio vi dico come è nato questo pellegrinaggio voluto da Padre Pio. Io ero ragazzina, c'era un'anima bellissima di San Nicandro, Titina D'Amato, era una figlia spirituale che dal 60-61 ha chiesto a Padre Pio: Padre, possiamo fare un pellegrinaggio San Nicandro-San Giovanni? Padre Pio ha detto, sì signore, lo facciamo, lei ha detto, dopo la Madonna del Carmine, il 18 luglio, e dal 60 fino al 68 abbiamo fatto questo pellegrinaggio con i vari parroci che ci stavano, e una notte la strada non era come ora, era ancora tocciolata, però era frequentata da gente che ancora non ci credevano a Padre Pio. Allora noi abbiamo continuato a camminare con lei. Non dico i problemi, la sofferenza, è passato. L'ultimo pellegrinaggio l'abbiamo fatto il 68, quando è morto Padre Pio. Non l'abbiamo fatto più perché a Borgo Celano eravamo un bel gruppo, è venuto un acquazzone e ci siamo rifugiate nelle famiglie, nelle case delle famiglie, e poi non l'abbiamo fatto più. Invece 40 anni fa, un'idea nostra di famiglia, io e mio marito con la nostra famiglia numerosa, abbiamo avuto una bella grazia. Abbiamo detto: Signore, che possiamo fare? Ricominciamo il pellegrinaggio a piedi da Padre Pio. E così è stato. Avevamo i figli giovani, i cognati, e eravamo 13-14 persone il primo anno, il secondo anno, il terzo anno è stato sempre crescente, sempre. Siamo arrivati a 40 anni. Giuseppe, ecco. Peppe, allora, 40 anni 40 sono tanti. Ho dovuto di camminare, insomma, perché in aeronautica dove era non si camminava. Certo. Si volava. Si volava. E quindi questo... ho abbracciato la famiglia e la cosa cattolica di sempre, perché anche in aeronautica la messa la domenica c'era tutto. Poi vado a cadere in un collegio di figli di deceduti per la guerra e cose. ONFA si chiama questa opera nazionale, figli aviatori. E mi trovo lì in mezzo, e questa idea già ce l'avevo, quindi abbiamo curato la parte religiosa sempre. Anche perché voglio ricordare ai nostri amici telespettatori che il pellegrinaggio San Nicandro-San Giovanni Rotondo non è per niente agevole, perché è una strada tortuosa, chi conosce il Gargano insomma sa di cosa sto parlando, e quando Antonietta diceva che per quella strada c'erano ancora i ciottoli, provo ad immaginare se ora è complicato tra virgolette arrivarci, figuriamoci più di 50 anni fa quando c'è stata la prima edizione. Infatti. Adesso, grazie ai giovani, è molto organizzato. Lascio la parola a loro. E allora, i giovani, uno dei giovani è il sindaco di San Nicandro Garganico, il dottor Matteo Vocale, che ci aiuterà a capire anche il sostegno dei giovani per organizzare questo cammino, e anche evidentemente il sostegno di un'amministrazione comunale che si mette a fianco delle persone più anziane in devozione a Padre Pio, giusto? Beh sì, sicuramente l'apporto dei giovani è stato fondamentale negli anni, perché poi chi ha iniziato nei primi anni andando avanti con l'età chiaramente poi ha dovuto
come dire, lasciare il passo ad altri, perché fare più di 30 chilometri durante la notte non è proprio una cosa agevole. Per quanto riguarda il supporto, diciamo, dal punto di vista, come dire, amministrativo, all'inizio il pellegrinaggio è nato in maniera un po' più, come dire, spontaneo, sì, eccetera. È chiaro che oggi, essendo evolute le leggi e le norme sulla sicurezza, c'è bisogno di tutta una serie di accorgimenti per tutelare chiaramente la sicurezza dei partecipanti, che poi nel tempo sono aumentati. Ci sono alti e bassi, tipo ad esempio negli anni del Covid, la partecipazione è venuta un po' meno, però sta riprendendo, quindi credo che poi soprattutto quest'anno, nel 40° anniversario dalla sua ripresa, credo che la partecipazione sarà notevole, e quindi è un evento, come dire, annuale che va sicuramente sostenuto, anche perché ha il suo significato poi profondo, spirituale, e, come dire, oggi poi i cammini sono ritornati in auge. Certo. Per cui credo che abbia tutto ancora da guadagnare questa occasione. E in effetti, Sindaco, ci diamo del tu, dicevi che appunto c'è un profondo significato spirituale alla base di questo pellegrinaggio. Io proprio per questo vado da Don Matteo De Meo, che è un po' la guida spirituale non solo del gruppo di preghiera, ma anche ovviamente di questo cammino. Regia, non so se riusciamo a vedere anche delle immagini che sono relative al cammino dello scorso anno, 39esima edizione, molto partecipata. Allora, Don Matteo, a proposito di senso spirituale, di cammino spirituale, l'estate poi è anche, come dire, un momento propizio per mettersi in cammino verso anche una rinascita spirituale, verso nuove fonti di spiritualità. Qual è il senso e il significato di farlo di notte poi? Perché una delle caratteristiche che mi ha molto colpito di questa cosa è davvero il fatto che si tenga di notte, al di là, diciamo, delle varie ripercussioni climatiche, perché magari con il caldo ovviamente è molto difficile. Però è anche un significato teologico spirituale importante, se vogliamo, dico bene? Sì, certamente. La dimensione del pellegrinaggio è una delle dimensioni più belle, ma anche più importanti, dell'esperienza cristiana nei secoli, da sempre, sin dall'inizio. Per cui anche un pellegrinaggio come questo, farlo anche nella notte, assume tutta la sua caratteristica di un significato fondamentale, che è simbolo innanzitutto del cammino cristiano, del cammino della vita dell'uomo. Diceva un nostro amico, noto cantautore che poi conoscete, anche amico, mio amico personale, Claudio Chieffo, che cammina l'uomo quando sa bene dove andare. Ecco, il significato di un pellegrinaggio è sempre questo: l'uomo cammina anche nella notte della vita, nei momenti più faticosi, più bui, ma cammina bene perché sa qual è la meta. E che sia un santo, che sia la Beata Vergine Maria, che siano dei posti, ecco, che richiamano un'esperienza cristiana profonda, quando l'uomo sa dove andare, la meta è Cristo, che traspare anche attraverso l'esperienza di un santo, allora l'uomo è capace di camminare anche nel buio, perché sa che c'è Lui, la meta è Lui, e quindi anche la valle oscura non diventa un problema, ma diventa un cammino quando si sa dove andare. Quindi un pellegrinaggio come questo assume pienamente le caratteristiche di questo significato. Provo a chiedere a Don Matteo se ci sono anche dei frutti che poi vengono colti da questo albero, perché l'entusiasmo di anno in anno, quest'anno poi ancora di più, insomma la 40esima edizione, porta anche a dei frutti che possono essere di conversione, di anche cambiamento spirituale, se ce ne sono stati anche nel corso degli anni, di cui tu magari puoi darci testimonianza. Ma sicuramente il pellegrinaggio... Chi partecipa a un pellegrinaggio del genere è di due categorie, definiamole così. La prima può essere quella del curioso, che va lì perché è invitato, e quindi è un'occasione per lui di guardarsi intorno e di vedere che c'è anche un modo diverso, no? Per vivere. Cioè, si comunica quella che è una testimonianza di vita, una testimonianza di fede. Quindi in un primo momento, ecco, può assumere per questa categoria di persone, del curioso, dell'invitato, di colui che ci partecipa per la prima volta, di colui che magari lo fa anche senza nessuna ragione spirituale, può essere sicuramente un'occasione. E quindi è il primo significato più importante, anche questo, secondo me. Il secondo è quello di chi arriva già con le ragioni della fede. E arrivando a quelle ragioni della fede non fa altro che incrementare quello che è un cammino che già fa
nella vita, e quindi in un gesto come genere, del genere, aumenta ancora di più la consapevolezza della propria esperienza cristiana, perché è un momento di preghiera. I frutti sicuramente dipendono da quello che è la grazia di Dio, innanzitutto, perché un gesto del genere è sempre un canale, come qualsiasi pellegrinaggio, qualsiasi esperienza di fede, un canale attraverso cui la grazia di Dio molte volte agisce anche al di là, no, di quello che si è capaci di fare, di essere in quel momento, e può agire anche nel tempo. Certo, testimonianza di fede, ci sono persone che ci ritornano perché ci hanno guadagnato nella loro vita quotidiana, quindi sicuramente questo è un frutto. Ritornarci perché ci ho guadagnato è un frutto, no? Anche il semplice star lì di nuovo, perché questa cosa mi aiuta a camminare con più autenticità e verità nella mia vita quotidiana. Ecco. Penso che abbiamo inquadrato più che bene, ecco, anche il senso e il significato non solo di questo pellegrinaggio a piedi, ma direi più in generale dell'ampio mondo, come diceva il sindaco, dei cammini, dei pellegrinaggi che hanno delle radici religiose fortissime, partono principalmente da una matrice di carattere religiosa, e dunque poi sta a ciascuno di noi, direi, l'interpretazione che si vuole dare di quel cammino, che possa essere o meno foriero di frutti spirituali o no. Allora, adesso ci fermiamo per la pubblicità, facciamo qualche istante di pausa, perché poi andiamo in seconda linea per ascoltare un po' le testimonianze di chi ha organizzato, di chi ha partecipato e di chi sta in qualche maniera prestando la propria opera e il proprio lavoro per la buona riuscita di questo 40° pellegrinaggio a piedi San Nicandro Garganico, San Giovanni Rotondo. Andiamo in pubblicità, restate con noi. Ed eccoci ritornati insieme, siamo in diretta con gli amici di San Nicandro Garganico, che il prossimo sabato 27 luglio, come vedete anche dalla locandina nel nostro LEDWALL e tra poco anche a tutto schermo, eccola qui, compiranno per la 40° volta i chilometri, una trentina circa, sindaco, più o meno, sì, che separano San Nicandro Garganico e San Giovanni Rotondo, con la particolarità di farlo a piedi e di notte. Abbiamo anche spiegato il senso del pellegrinaggio, del perché si svolge di notte, della benedizione di Padre Pio per questo momento così bello. Adesso vogliamo passare anche un po' a quelli che sono i dettagli organizzativi, perché dietro a un pellegrinaggio a piedi c'è tanto lavoro, c'è tanta disponibilità, tanta forza di volontà, tanto tempo sottratto anche alle famiglie, al proprio tempo libero per un'opera di devozione nei confronti di un santo, di Padre Pio nel nostro caso. E allora andrei da Gianni Dedda, che ci aiuterà un po' a capire, Demma, chiedo scusa, che ci aiuterà, prego, a capire un po' come viene organizzato appunto questo momento. Prego Gianni, vieni qui, così sei, sì, anche grazie, illuminato bene. Ormai l'organizzazione, diciamo, si è assestata ormai da anni che ci hanno trasmesso questo evento Ninetta e Peppe, quindi è un'organizzazione ormai, a parte le varie comunicazioni burocratiche e le varie autorizzazioni, scende in un'organizzazione di fatto nella pubblicità, cioè nel dover comunicare che l'esistenza del pellegrinaggio, l'esistenza di questo numero importante, il 40, dove dietro questo 40 c'è una storia, ci sono delle storie di pellegrini, ci sono tanti eventi che rappresentano questo pellegrinaggio, che è trasversale rispetto agli altri pellegrinaggi che vengono qui a San Giovanni Rotondo. Sono noti quelli che vengono dalla Piana verso, dalla Valle di Stignano verso San Giovanni Rotondo, ma questo è particolare perché è unico, da San Nicandro Garganico a San Giovanni Rotondo. Quindi al seguito abbiamo un pulmino per chi non ce la fa, ed il pullman che ci porterà di ritorno a San Nicandro Garganico, che ci riprende dal piazzale Forgione e ci riporta poi a San Nicandro Garganico dopo la messa alle 6:30 qui alla Chiesa delle Grazie. Tu a che edizione sei? Io sono alla quinta. Ah, ok, edizione. Quindi sei un giovanotto da questo, diciamo, punto di sì, vista. Diciamo di sì, sono una new entry da poco, però mi sono appassionato a questo pellegrinaggio proprio perché ha una sua originalità nella sua preparazione. Quindi nella questa sua sarà la sesta volta? Sì, okay. Sì, la sesta volta. Presumo che ogni volta sia un qualcosa ogni volta di diverso. Sì, è diverso perché abbiamo delle pause durante, che sono dei momenti di riflessione che condividiamo tra di noi. Quindi è proprio questa la diversità, non è un cammino lungo,
durante la notte, ma abbiamo delle pause durante questo percorso dove ci soffermiamo, parliamo, ragioniamo, riflettiamo, e quindi sono momenti di riflessione importanti che fanno sì che ci sia anche una socialità fra i pellegrini che magari non si conoscono. Così come non conoscevamo un gruppo che da qualche anno è con noi, da Battipaglia, che si è unito a questo pellegrinaggio e anche quest'anno più folto la partecipazione, grazie alla TV di Padre Pio, che loro hanno visto da Battipaglia la pubblicità due anni fa, credo, e quindi hanno telefonato, ci hanno raggiunto e sono con noi già da qualche anno. Che bello. E allora, a proposito di momenti di condivisione, di preghiera, pregherei Lina e Costantina, venite qui magari, grazie, così ci aiutate, perché Costantina mi ha detto, Antonietta, essere l'ani, la segretaria. Segretaria del gruppo di preghiera. Lina, ok, mentre Costantina è l'anima della preghiera, potremmo dire così. Okay. Allora, lascerei a voi la parola un po' per aiutare anche i nostri amici telespettatori, per condividere anche le vostre emozioni. Sì, il pellegrinaggio è una preghiera con il corpo e, come è stato detto, è anche fatica. E io durante tutta la notte, durante questa fatica, guido le preghiere. Le preghiere sono alternate con canti, ma anche ci sono momenti di silenzio e di riflessione personale. La cosa bella è che, soprattutto durante la recita del rosario, chiunque si può avvicinare a me per recitare una posta di rosario. Quindi c'è anche questa bella condivisione. Devi essere quella, tra virgolette, più in forze di tutte, sì. Perché altrimenti se ferma la preghiera poi non si va più avanti. No. Prego. Allora, io posso dire che conoscendo tutti i membri del nostro gruppo di preghiera, ogni anno mi riferiscono che è sempre un'emozione, un atto di devozione, e che, come diceva Don Matteo, ogni anno si raccolgono dei frutti che poi li tramandano nella vita quotidiana, e quindi è sempre un'emozione fare questo pellegrinaggio, anche perché si portano delle intenzioni di preghiera, ognuno secondo diciamo le proprie necessità. Voi siete al vostro... Io ho cominciato negli anni 90, ero proprio una ragazza, poi ho smesso per qualche anno e ho ripreso da 6 o 7 anni. Io invece sono circa 8 anni che lo faccio, ed è sempre un cammino di fede spirituale molto sentito. Grazie. Allora, chiudiamo con il più giovane del gruppo, Antonietta, perché mi sembra giusto dare anche a lui la parola, e poi ci avviamo alla conclusione, perché Costantino, perché è importante? Perché lui è tutto in chiesa, è l'angelo custode nostro. È bravo, è dolce, è sempre pronto. Però quest'anno deve fare il pellegrinaggio a piedi. La tua prima volta? È come regola. Ci sono state altre edizioni, ma non ho partecipato a quest'anno. Gli ultimi anni per motivi di studio, per impegni personali. Perché tu cosa fai nella vita? Studio giurisprudenza. Ah, ok. Quindi sono studente di giurisprudenza presso l'Università di Foggia. Che bello, che bello. Chiedo se ci sono anche dei coetanei, ovviamente, dei tuoi coetanei che in qualche maniera si interessano, si avvicinano a questa realtà. Sì, ci sono alcuni coetanei che sicuramente si sono avvicinati a questa esperienza del pellegrinaggio, e devo dire il riscontro è stato abbastanza positivo, perché comunque un'esperienza di fede intensa, un'esperienza di fede molto forte, per le motivazioni che ci diceva poco fa Don Matteo, come hanno raccontato il responsabile, come ha raccontato lo stesso responsabile del pellegrinaggio. Quindi sicuramente un riscontro positivo da parte sia di coetanei, quindi di giovani, ma anche da persone magari adulte che si sono avvicinate per la prima volta al pellegrinaggio, sicuramente un riscontro più che positivo per questa intensa esperienza di fede. Che bello, grazie, grazie, grazie Costantino. Allora andiamo in chiusura con Antonietta, l'entusiasmo è a mille, sì. Davvero io sono contento di aver avuto più voci, perché tante voci raccontano, come dire, l'orchestra fa poi la sinfonia, augurandoci che ce ne siano altrettante di edizioni, altrettante ancora. Tu con quale approccio ti avvicini a questo 40esimo, perché presumo ci sia anche tanta emozione per una creatura voluta, sognata, e che comunque continua a camminare sulle gambe di tanti valorosi giovanotti, potremmo dire così.
Sì, è vero, è un'esperienza bellissima, è un dono di Dio, perché sto raccontando la verità, la gioia di Padre Pio, e invito tutti a partecipare a questo pellegrinaggio, perché è una notte di preghiera, una notte di silenzio, una notte che si ammira la bellezza del creato nel silenzio, nella preghiera e nella sofferenza. È un momento importante. Noi ogni anno ci mettiamo un'intenzione forte, perché il gruppo di preghiera è fatto da gente bella, semplice, ma molto molto operativa. Siamo come delle formiche in silenzio. Se dobbiamo fare qualche opera di bene, siamo pronti. La preghiera è altrettanto. Antonietta, tu mi dicevi che nei prossimi mesi costituirete un altro gruppo di preghiera, sì, giusto? Sì, da Don Roberto, il fratello di Don Matteo, ad Apricena. Ah, ok. Ad Apricena. Sicuramente lo faremo, perché abbiamo fatto già altri gruppi di preghiera a Palma de Mallorca, volontà di Dio. E allora, ogni anno, ripeto, ci mettiamo un'intenzione particolare, soprattutto noi i responsabili, con l'aiuto di tutto il gruppo di preghiera. Quest'anno abbiamo detto pregheremo per le vocazioni sacerdotali, perché per noi il sacerdote è tutto. Noi non siamo una setta, siamo un gruppo voluto da Padre Pio, ma che ci teniamo ad avere il sacerdote con noi, prima di noi, e vogliamo vivere come i pulcini sotto la chioccia. Grazie a voi, grazie a Fra Nicola, Monopoli, a tutti i frati che ci seguono sempre. Noi quest'anno abbiamo fatto 61 anni come gruppo di preghiera. Abbiamo avuto il saio di Padre Pio, è stato veramente un miracolo, una grazia, perché tante persone sono state gratificate. Don Matteo, la responsabilità è tanta. La responsabilità di un parroco, di un padre. Quindi... è sicuramente la responsabilità che coincide con la paternità, no? Di quei gruppi che nella parrocchia si muovono e che bisogna in qualche modo, ecco, non solo richiamare, ma con cui bisogna condividere un'esperienza di fede, no? Insieme. Quindi sicuramente una grande opportunità, non soltanto per i singoli che ne fanno parte, ma per tutta la comunità parrocchiale e per tutto il nostro paese, no? È un luogo di fede. E infatti vorrei chiudere proprio con il sindaco, perché è un momento di festa, direi, anche per la città di San Nicandro, che ha una grande devozione per Padre Pio. Sì, sì, sicuramente è una devozione che nasce da quando Padre Pio era ancora in vita. Quindi molti figli spirituali, alcuni purtroppo sono passati a miglior vita, altri come loro sono viventi, e quindi continuano a perpetuare questa devozione. La città ormai dopo tanti anni sa che in questo periodo è una data mobile, perché poi ci si riferisce più o meno all'ultimo sabato di luglio, possibilmente con la luna piena o giù di lì, di modo che la strada sia anche illuminata, come dire, dalla natura. E quindi sanno che sulla strada San Nicandro, San Marco in Lamis e quindi poi San Giovanni Rotondo c'è questo pellegrinaggio, per cui bisogna fare attenzione, certo. Chi va, chi viene, quindi è una cosa che ormai si è strutturata all'interno della società sannicandrese, che quindi continuiamo a portare avanti anche in questo senso. E noi siamo contenti di aver dato spazio, perché davvero Cifra Tonda merita uno spazio importante. Io vi ringrazio davvero di cuore per essere stati con noi. Avete affrontato anche un viaggio, ovviamente non a piedi ma in macchina questa volta, per arrivare almeno stavolta da San Nicandro a San Giovanni Rotondo. Tra l'altro riflettevo sul fatto che poi il 28 luglio ci sarà l'anniversario dell'arrivo di Padre Pio qui a San Giovanni Rotondo. Sì, è una... sì. Piccola coincidenza, magari non vuol dire niente, però insomma tante volte le coincidenze aiutano un po' a rendere la vita più leggera. Grazie, grazie di cuore. Grazie. Vuoi chiudere, Antonietta? La mattina, quando arriviamo qui per le 6, poi abbiamo la messa con la nostra guida spirituale e poi torniamo a casa. Benissimo, abbiamo anche visto il programma, magari riusciamo a rivederlo un'ultima volta, regia, prima di andare in pubblicità. Eccolo qui, grazie. E ovviamente, se qualche nostro telespettatore ha intenzione di partecipare, ci sono tutti i riferimenti nella locandina che state vedendo. I nostri amici penso saranno più che contenti di accogliervi, sì, come sì, del resto. Mi pare di aver capito anche negli anni scorsi c'è stato questo tipo di situazione. Grazie. Grazie di cuore, buon pellegrinaggio, andiamo in pubblicità.